Che quando si fanno degli esercizi sugli ostacoli, spalle e anche non si ruotano, se no ci veniamo a trovare con delle posizioni ruotate rispetto alla direzione di avanzamento. Il fatto che io vi dico mettete tutte e due le braccia avanti è un artificio per bloccare le rotazioni, ok? Perché molti, tu adesso stavi facendo così, ti mettevi così e facevi e poi recuperavi. Invece le anche e le spalle devono essere sempre più o meno parallele alla linea dell'ostacolo, d'accordo? Forza! Dai! Via, vai, via, avanti, veloce, porta avanti quella lì. Senti, voi vogliamo vedere il tuo profilo. Eccoci. Eccola. Forza, forza, veloce, se fai un po' di ritardo la passi velocemente. Forza. Guardate, l'idea che dovete. La cosa importante che molto spesso non viene comunicata è questa qui. Perché si rimane all'immagine visiva. L'immagine visiva qual è? Che per superare l'ostacolo bisogna mettere sta gamba parallela all'ostacolo. Quella dietro. Quella dietro, no? E allora che succede? Che per pensare a questo poi si fa questo lavoro qui. Invece l'idea dinamica, la percezione che voi dovete trasferire ai ragazzi è questa, che la gamba di dietro va strappata velocemente verso avanti e alti, il ginocchio. Cioè chi guida l'azione della gamba di dietro? Il ginocchio. Capite? Questo. Io devo dire che la prima attacca al centro ed è questa. Questa qui non si deve pensare a nient'altro che farla salire alta, così, capite? Perché se da qui sale alta non c'è nessun problema. Quindi dovete esagerare, adesso che provate, quando scendete, no, quando voi scendete, dovete esagerare questo, vi dovete vedere qui, capite? Così vi dovete vedere. Cioè strappare da dietro e tirare il ginocchio più alto possibile. D'accordo? Forza, dai! Braccia avanti! Va bene, dai, forza! Non ti ruotare, vedi che stai con le anche ruotate? Oh, molto meglio, avete visto com'è cambiato quando ha messo le braccia avanti? Rapidi, 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 non calciare avanti, scendi subito giù! Vabbè, lui lo sa fare, quindi. Solo che non chiude bene avanti, però. Ginocchio tirato sotto il petto, forza! Vedete, lei lo fa bene, ha capito, adesso porta il ginocchio più alto, è perfetta, vedete? Brava! Chi ti seguiva? Daniele Ottaviano. Ah, Daniele, c'era qui oggi. Allora, concetto qual è? Che una volta costruita l'abilità, gli ostacoli si possono anche allontanare un po'. Adesso, per esempio, in questa situazione, che più o meno può andare bene a tutti quanti voi, c'erano quattro piedi. Man mano che l'abilità cresce, si possono mettere cinque piedi, sei piedi, in maniera tale che l'azione è anche un pochino più avanzante. Adesso vi faccio vedere altri esercizi. Questo, allora adesso questo qui dovete fare sia, forse l'hai provato tu, tutta seconda gamba, sia con una che con l'altra. No, ma non di, al centro. Deve passare cioè, una gamba. Un piede in ogni ostacolo. Esatto, perfetto. Allora, questo esercizio che fa? Focalizza l'attenzione della seconda gamba. Cioè, quell'azione che io vi ho detto di fare questo e di portare il ginocchio avanti si ripete sia con quella dietro, con tutte e due le gambe. Forza, provate. Dai. No. Veloce, fallo veloce che ti viene più facile, se vai lento non ti riesce. Un doppio rimbalzo, tatam, tatam. Sempre seconda gamba, sempre. Dai, forza! Dai, andate dentro, via! Perfetto, bravo, vedete? Via, dai! Perfetto, bravissimi! Eccolo! Forza!
troppo lontano. No, no, vabbè, più vicini di così non possiamo. Non è la volta, non è la volta. Devi rimbalzare un po' di più. E puoi superare due. Vabbè. Forza, veloci. Oh, bravo, vedi? Avete visto così come viene il ginocchio alto in avanti? Perfetto, via, provate che così, dai, ancora uno. Okay.